Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa settimana in studio con noi i consiglieri regionali Andrea Liberati, capogruppo del Movimento 5 Stelle, Silvano Rometti, capogruppo del gruppo consigliare Socialisti e Riformisti. Parto con Andrea Liberati per chiedere se il Movimento 5 Stelle ce la fa a far passare in Umbria il reddito di cittadinanza, una delle vostre prime battaglie. Dunque, c'è un rallentamento dovuto a una composizione, a un equilibrio che si vuole raggiungere con le politiche del governo. Ovviamente è un rallentamento richiesto dalla maggioranza, quindi dalla giunta regionale, che noi abbiamo accolto per come dire, scoprire le carte, per vedere le carte, per capire se davvero si voglia o meno erogare una provvidenza di straordinaria necessità a quelle migliaia di famiglie che sono in difficoltà in Umbria come nel resto del paese. A fine gennaio, quindi diciamo i primi di febbraio, avremo qualche certezza a riguardo. Eh, quindi saltata la data dei 90 giorni, 100 giorni che ci, eravamo dati, ci eravamo, eh, come dire, avevamo accordato per quanto riguarda la ripresentazione in aula eh, di ciò che eh, si, era, eh, si sarebbe concluso in commissione. Eh, è saltata proprio per questo motivo, per un raccordo eh, con le politiche nazionali. Ora vediamo, bisogna attendere alcuni giorni. Il segretario del PD ha parlato di 10 milioni di euro quest'anno su questo genere di provvidenza eh, che ognuno poi chiama come vuole, ma eh, noi abbiamo poi una proposta nazionale che è molto, molto chiara, eh, è quella che prevede eh, per al massimo tre anni per eh, un numero importante di persone. Con una spesa indubbiamente consistente che, riguarda, eh, che, che tocca i 15 miliardi di euro, ma che in realtà è una vera e propria finanziaria perché, secondo noi, attiverebbe un circuito virtuoso dal punto di vista economico, eh, una provvidenza fino a un massimo di 780 euro al mese a, a persona, poi in realtà eh, va calibrata a seconda del numero dei familiari, eh, come si vede nelle nostre tabelle, non è 780 euro. Per 2, per 3, per 4, ma appunto è calibrata sul, sulle necessità del nucleo familiare. E noi crediamo che sia possibile raggiungere certamente una intesa, ma ecco, guardiamo le carte, i primi di febbraio lo sapremo. In aula solo la Lega aveva espresso una posizione veramente contraria al reddito di cittadinanza. Lei Rometti, come la pensa su questa misura? Ma io in aula ho detto che ora in Italia il Movimento 5 Stelle si è caratterizzato con questa proposta, ma nei paesi dove questa diciamo, misura è stata adottata sono le socialdemocrazie del nord Europa soprattutto. Quindi ho detto che per noi come socialisti è stato sempre un punto, una proposta che fu fatta anche cinque anni fa inascoltata perché probabilmente non abbiamo la forza in questo momento nel Paese per poter imprimere... Diciamo, una forza a una proposta di questo tipo. Però abbiamo detto che siamo d'accordo e credo che questa sia stata una delle proposte dove il Consiglio regionale ha dimostrato anche una, come dire, una, così, una capacità di valutazione che va oltre i schematismi eh, della politica che molto spesso frenano e non, e, e non consentono di andare avanti. Quindi c'è stato un approfondimento, credo che sia giusto che questo proposta venga armonizzata con quelle che sono diciamo, anche iniziative che il governo dovrebbe mettere, speriamo, dovrebbe mettere in atto, anche perché come dire, questa è una competenza della politica nazionale, garantire diciamo, un sostegno a quelle persone che hanno più bisogno, a quelle persone che a valle di 7-8 anni di crisi si trovano in condizioni di poter, non poter arrivare alla fine non tanto del mese ma neanche de, della giornata, credo che sia compito di uno Stato. Ora, siccome ancora in Italia una normativa da questo punto di vista non c'è, alcune regioni ecco, e l'Umbria hanno avviato un approfondimento di questo tipo, quindi secondo me va fatto fino in fondo, senza perdere tempo, cercando di capire quello che magari... Può fare lo Stato nazionale, e noi eventualmente essere come dire, di, no, fare, fare la nostra parte con le risorse possibili, perché chiaramente le famiglie che possono essere, che possono, diciamo, a cui no, guardare possono essere molte, ci sono dati, insomma, la Commissione da questo punto di vista ha approfondito e, e parliamo anche di cifre molto importanti, quindi c'è anche da conciliare diciamo, le possibilità che poi il bilancio regionale ha. Secondo argomento, ed è un argomento sul quale il consigliere Liberati è intervenuto numerose volte anche negli ultimi giorni, voglio parlare dell'acqua, dell'acqua minerale, dello sfruttamento della stessa. Lei Liberati sostiene che l'acqua l'Umbria la sta svendendo praticamente alle multinazionali e anche nell'ultima seduta d'Aula ha parlato appunto del caso eh, Gualdo Rocchetta eh, citando molti aspetti di questa faccenda. Sì, io voglio dire che le, le tematiche che lei ha sollevato poc'anzi riguardano la cittadinanza, l'acqua. Tutto in realtà si tiene dentro un contesto di ricerca di giustizia sociale, di redistribuzione delle risorse da parte nostra. Quindi, stiamo tentando di raccontare una controstoria che, che fa bene a tutti. Per quanto riguarda eh, l'acqua. Abbiamo um, osservato come alla multinazionale Rocchetta, che spende ogni anno tra i 40 e i 50 milioni di euro in pubblicità, mh, venga, sia stato assentito in pochissimo tempo, nel giro di sei mesi, abbiamo letto i verbali delle conferenze dei servizi, un aumento della porta, della, del prelievo, un aumento consistente fino a... Da 16-17 litri al secondo a 25 e eh, è prevista un'ulteriore crescita, era stato richiesto 40 ma ci si arriverà, è stato eh, assentito questo aumento del prelievo a fronte di che cosa? A fronte sostanzialmente di nulla, eh, nel senso che non si è eh, trattato eh, alcunché in merito ai canoni, eh, c'è un obbligo di legge per quanto riguarda la... Eh, la, la cosiddetta Oasi Rocchetta, una zona eh, semidesertificata da incongrui prelievi nel corso degli anni, che ora va mh, messa, come dire, va sistemata. Il comune di Gualdo Tadino in 15 anni ha ottenuto in tutto 16 euro, l'azienda fattura mh, circa 150 milioni di euro l'anno e dichiara di eh, guadagnare l'anno scorso 100.000 euro, mentre due anni fa era in perdita di 200.000 euro. Cosa abbiamo detto? A fronte di questo genere di utili, quando ci sono, eh, l'azienda ha la capacità finanziaria per affrontare, come ha detto, 30 milioni di euro di investimenti? La, la questione è seria, cioè noi dobbiamo capire se dobbiamo essere asserviti alle multinazionali in questo modo. Eh, a me sembra che eh, quello che si diceva anni fa, le multinazionali in Sud America fanno... Le, sono arrivate qua, eh, lo, noi stiamo subendo continuamente senza che la politica riesca a proferire la parola, riesca ad alzare la, te la testa. Quindi eh, quello che noi diciamo è questo, eh, su Rocchetta, su Thyssen, su Eskigel eh, nei giorni scorsi, su alcune multinazionali che vengono qua e fanno politica di rapina, bisogna mettere un freno. Per quanto riguarda Rocchetta, il caso specifico... Bisogna fare in modo che i canoni eh, vengano erogati in maniera tale non soltanto da pagare la regione che fa vigilanza con i suoi dirigenti, i costi delle conferenze di servizi e quant'altro, ma eh, perché poi questi denari finiscano correttamente, quindi eh, con un vero e proprio patto sociale e economico con le comunità eh, presso le popolazioni che eh, subiscono lo sfruttamento. Rometti, ma dov'è lo sbaglio nella politica umbra negli ultimi anni che ci ha portato a questa dipendenza dalle multinazionali che coincide un po' con la scomparsa delle industrie tipicamente nostre? No? Dov'è l'errore? Ma diciamo che la deindustrializzazione dell'Umbria sulla grande industria e quindi il venir meno di centri decisionali, di imprenditori umbri, in gran parte in Umbria è dipeso dal cambio generazionale. Perugina, Spagna, Spagnoli no fortunatamente, però il cambio di generazione ha fatto sì e poi sono state scelte imprenditoriali che sicuramente ci hanno messo come dire, in difficoltà perché poi quando i centri decisionali sono fuori da chi vive i problemi, quando chi comanda è a, in Germania, come dire, degli operai che vanno in cassa integrazione, che vanno a casa, non è che poi la cosa sia molto sentita come invece magari se c'è un imprenditore del posto che vive anche come dire, il contesto, il clima sociale. E quindi questo è un problema sicuramente. Però per quel che riguarda le acque minerali le cose che diceva Andrea Liberati probabilmente sono popolari ascoltarle, però la situazione è un po' diversa, nel senso che noi ecco, ci lamentiamo magari che poi queste aziende sfruttino l'acqua e quant'altro, poi quando la San Gemini, la Tione vanno in difficoltà operare in cassa integrazione, ci lamentiamo perché magari la Regione non fa nulla per intervenire. I canoni in Umbria sono mediamente come in giro per l'Italia. Il problema che dice Andrea Liberati è oggettivo, peraltro anche nella scorsa legislatura se ne parlò, che una parte di questi canoni non rimangano solo alla Regione ma vadano anche ai comuni, mentre il grosso la stragrande diciamo, di questi canoni che per le acque minerali in Umbria ammontano a circa un milione e mezzo di euro vanno, rimangono in capo alla regione in una logica in cui l'acqua è un bene di tutti non si può parcellizzare per tutelare l'acqua non bisogna solo intervenire a Gualdo Tarino o a Nucera bisogna intervenire sulla qualità del territorio nel suo complesso questa è la logica per cui la regione si trattiene diciamo, queste risorse per quel che riguarda la Rocchetta io sono, diciamo, è un progetto interessante quello che è stato proposto da Rocchetta. È giusto che però si sappia quali sono le ricadute per la comunità locale, soprattutto se quella valle, che per i gualdesi peraltro ha un grande significato, la valle della Rocchetta, sia, ne venga garantita la fruizione. E la riqualificazione ambientale, perché i problemi della valle, diciamo, di quella valle soprattutto peraltro sono dovuti alle alluvioni recenti che hanno portato a valle una massa di detriti che ne hanno veramente bisogno e da risanare. Quindi è chiaro che bisogna cogliere l'occasione per fare un'opera di riqualificazione ambientale che possa poi essere garantita la fruizione da parte dei cittadini e che ci siano ricadute anche da un punto di vista occupazionale, economico per la comunità. Però negare un intervento di quel genere secondo me non sarebbe giusto, perché si parla di investimenti, si parla di occupazione, si parla di risorse che arrivano comunque in Umbria, e altrimenti se no qualche volta diciamo cose che non stanno insieme. Rometti, rimango con lei per parlare di piano trasporti, poi però sentirò anche Liberati, perché Liberati ci dice che i treni sono ridotti a carri bestiame in un suo intervento di qualche settimana fa. Allora, l'Umbria ha approvato il piano trasporti, un piano che presenta parecchie dif differenze rispetto a quello che lo ha eh, preceduto. Tra l'altro, lei, è ex assessore a questo ramo, come vede questo progetto che riguarda un settore importante? Se è vero che vogliamo diminuire lo smog, cioè anche i trasporti devono essere sicuramente adeguati. Poi sentiamo anche i liberati che critica Diverse cose sui eh, trasporti e se diamo voce anche alle persone, perché in effetti io raccolgo queste critiche, cioè prendere un treno eh, da Roma per tornare a Perugia non è proprio un'impresa semplicissima. Se uno non lo sa che deve fare un chilometro e mezzo di strada, eh, può anche perderlo. Insomma, cosa c'è da vedere? C'è da avere innanzitutto che dobbiamo avere la percezione di quello che pensano i cittadini. A me è interessato molto, beh, interessante il dato che è uscito l'altro ieri, l'indagine Istat, che dice che i perugini mettono ai primissimi posti come problema per la, per la nostra regione l'isolamento e la qualità delle strade. Noi molto spesso parliamo di tante cose e questo è un tema vero. C'è un problema delle risorse, io l'ho detto a un consiglio regionale. Storicamente l'Umbria mette poco per i trasporti, se lo parametriamo a, alle altre regioni. Ultimamente, peraltro, i tagli del governo nazionale sui trasporti hanno falcidiato a due cifre, è il settore più penalizzato dagli provvedimenti degli ultimi 4-5 anni, a partire da Berlusconi, Monti, eccetera. E poi c'è un problema infrastrutturale: noi purtroppo non stiamo sulle longitudinali, stiamo sulle trasversali. Purtroppo la politica di ferrovie dello Stato, quando parliamo di treni parliamo in gran parte di trasporto nazionale, sono i treni di ferrovie dello Stato, noi abbiamo la nostra piccola centrale Umbra ma di fatto il trasporto ferroviario cammina e di fatto la politica di ferrovie dello Stato in questi anni è stata più rivolta alla alta velocità, alta capacità, i treni a mercato, quelli che si pagano con il biglietto, piuttosto che i treni servizio, quelli dei pendolari, quelli di chi fa eh, tutti i giorni prende il treno per andare a lavorare e questo è un dato, ho sentito che ultimamente la nuova gestione di dello Stato vuole cambiare un po' rotta e questo sono diciamo, il contesto in cui siamo dentro, noi con il piano trasporti a cui ho lavorato direttamente si è cercato di, dare, di tener conto di queste debolezze che noi abbiamo cercando di portare avanti alcune misure che possano incentivare, innanzitutto con il cambio del materiale rotabile, come avete visto in Umbria sono arrivati 5 treni nuovi, i treni Jets, e sicuramente più veloci, più confortevoli, quindi miglior materiale rotabile, treni nuovi innanzitutto, per parlo di trasporto ferroviario, più tecnologia per poter velocizzare anche con le reti che abbiamo e soprattutto nel medio periodo fare alcuni investimenti, ammodernare la tratta che va da Spoleto. A Terni, che è il vero imbuto per l'Umbria, la Foligno Perugia, e ci sono investimenti che, dove servono investi, diciamo, risorse da parte dello Stato. Però diciamo, le cose da fare nel piano trasporti sono ben chiare e speriamo che nei prossimi anni si possano fare. Liberati, vediamo delle pubblicità dove all'interno di treni bellissimi si cantano tutti in coro canzoni di Domenico Modugno, però poi la realtà è che quando da Perugia si prende un treno ci sono i cambi, ci sono i ritardi e soprattutto ci sono dei treni che non sono proprio bellissimi. Dunque, noi come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto eh, ormai l'anno scorso un modo per arrivare a Milano quanto mai lineare e eh, semplice. E cioè, se. Attraverso un treno veloce, un elettrotreno, una freccia bianca, noi possiamo raggiungere Milano in tre ore e tre minuti direttamente da Perugia. Questo non è stato mai fatto, abbiamo un vecchio Intercity tacito che prevede mille fermate, e quindi naturalmente tutto questo crea, crea disagio. Ma è solo un aspetto, no? perché eh, il gap accumulato, e qui l'ha ricordato bene Silvano Rometti, nel, nei mancati investimenti o negli investimenti deboli, il gap accumulato è talmente importante, talmente rilevante che eh, la situazione è sotto gli occhi di tutti, che eh, noi abbiamo una E45 semidistrutta su cui pende peraltro eh, il, il giudizio. Della magistratura di Arezzo, questo non viene mai abbastanza ricordato, che potrebbe inibire da un momento all'altro l'attraversamento e il flusso dei tir. Eh, noi su questo peraltro abbiamo chiesto che vengano pedaggiati, perché non è possibile che i tir sfruttino la 45 la distruggono con le loro 40 tonnellate bypassando la 1 e utilizzando l'Umbria come corridoio delle merci d'Italia. Non è assolutamente fattibile, se siamo un cuore verde è così, se siamo un cuore malato chiaramente si può fare tutto. Um, per quanto riguarda quindi le strade, eh, la situazione eh, è al collasso, parliamoci chiaramente, lo, lo vediamo attorno al nodo di Perugia, eh, lo vediamo tutti i giorni, non soltanto perché ci sono i lavori in corso, ma perché ora confluiranno... Con la quadrilatero nuovi flussi importantissimi. La trasversale può essere in effetti anche un'opportunità, ma eh, come è noto, la Orte Falconara è tra le prime dieci eh, tratte d'Italia. Per scarsa qualità del servizio, è uscita una statistica eh, poche settimane fa. E perché? Perché il materiale rotabile appunto è quello che è. Perché io direi non c'è stata abbastanza attenzione da parte dei governi che si sono succeduti e delle giunte regionali, comunque non si è ottenuto l'esito che è auspicabile da parte dei fruitori dei, dei servizi, dei, dei passeggeri. Tanto che ricordo questo, noi abbiamo da sei mesi un'interrogazione pendente proprio sul caso di Roma eh, binario est, quei 600 metri da percorrere a piedi, senza nemmeno un mezzo tapirulan, al sole d'estate, nel gelo d'inverno, eh, cui tutti i treni che arrivano dall'Umbria, eccetto quelli veloci, eh, vengono, vengono eh, collocati. Ecco, io credo che il rispetto comincia da lì, cioè, quindi occorre un'interlocuzione battendo i pugni, rovesciando i tavoli se serve, con questi signori. Le ferrovie dello Stato sono dello Stato, quindi di tutti noi. E quindi il tema del treno a mercato c'è, ma fino a un certo punto. Se Spoleto ha bisogno di una fermata per il Freccia Bianca, bisogna fare in modo che il governo regionale lo ottenga, perché ci sta, perché Spoleto è la città non soltanto il Festival dei Due Mondi, ma è una, è una vetrina per l'Umbria, assieme ad altre. E così eh, per quanto riguarda insomma, il servizio, eh, estendiamo un velo pietoso, della FCU. Che non sappiamo che fine farà, abbiamo soltanto capito, ma perché lo vediamo, che funziona soltanto da Massa Martana a Umbertide con quattro elettrotreni fermi lì perché la, la FCU è totalmente elettrificata, ma funziona ancora a diesel. E quindi, per quanto riguarda l'inquinamento, in realtà poi non c'è niente perché occorrerebbe investire circa 50 milioni di euro per la manutenzione della, della piattaforma, diciamo, della di tutta la, la, la piastra, come la chiamiamo, insomma dei binari, e i 50 milioni non ci sono. Non si riescono a trovare nemmeno i 7 per eh, Umberti de Sansepolcro. Quindi la situazione è veramente grave. Rovetti? Su questo <coughs> argomento ho collegamenti, collegamenti per... Milano, secondo me, per Milano e comunque per i grandi collegamenti esterni, secondo me la vera intuizione della scorsa legislatura, che spero vada avanti, è quella di intercettare l'alta velocità in una zona qui a 50 km da Perugia. Cambierebbe da così a così la situazione dei collegamenti esterni di Perugia. Eh, no, io credo che sulla sulle infrastrutture dobbiamo dividere perché da un lato le ferrovie veramente c'è un grande ritardo, io ne, con, ne convengo anche sulla ferrovia centrale Umbra, insomma, no? poi negli ultimi anni con i tagli che ci sono stati, mentre sulla viabilità, diciamo, sulla viabilità stradale io penso che l'Umbra non è messa male, nel senso che se noi riusciamo a fare manutenzione vera sulla E45 come il governo si è impegnato a fare. Riusciamo a completare le nostre trasversali e sono completate. Ho letto sul giornale, e anche qui il lavoro di questi anni non è stato, diciamo, non è stato poco. Che la Perugiancona stanno bitumando alcuni, già, alcuni tratti. Una volta completate le trasversali, con questa longitudinale, noi abbiamo una rete di quattro corsie in Umbria gratuita. In ogni regione, se andiamo da Fano a Pesaro, da Foglio da Cesena a Forli, si paga il pedaggio. Noi avremo una rete assolutamente adeguata per l'Umbria, stradali a quattro corsie totalmente gratuita. Non è da disprezzare. Parliamo di politica e forse anche della politica che verrà. Vorrei conoscere la vostra posizione su un fatto importante, anche se non imminente. La Presidente Marini periodicamente incontra i governatori di Toscana e Marche e questo discorso de, di una macro regione che potrebbe essere costituita, alla fine comincia ad avere anche qualche base sotto. Comincio da Liberati, può essere una intuizione positiva per il futuro che, si sia, che esista questa, questa terra di mezzo, anche se sembra una cosa un po' da romanzo di mm. Tolkien? Talvolta mi ricorda il mondo di mezzo di ben altre storie, dunque io penso che la macro-regione sia un modo per compensare il fatto che ormai a pezzi significativi della vecchia sinistra viene meno la terra da sotto i piedi e quindi ci si allarga, ci si allarga ma tanto altri decideranno per noi, è un progetto che anzitutto va presentato alla comunità, ha fatto capire chi paga... Eh, chi, chi decide e poi qual è il ruolo di Perugia, perché la cosa può essere eventualmente accettabile, a mio parere, molto personale, in particolare con le marche, perché lì forse riesci a mantenere il capoluogo regionale, eh, eh, viceversa così non accadrebbe con la Toscana, quindi si perderebbero certamente opportunità, eh, lavoro, perché poi di quello parliamo e quindi venendo meno il capoluogo regionale, non capisco a chi, eh, a chi è utile se non alle classi dirigenti. E poi vorrei aggiungere un'altra cosa, io penso che eh, le persone siano molto più interessate a temi come quelli eh, del lavoro, ma in particolare del lavoro sottovagato quando c'è. Qui ci sono questioni eh, rilevantissime che eh, aspettano da 15 anni di essere affrontate, come il fatto di essere pagati 3 euro, 4 euro l'ora netti da parte di cooperative e di aziende, che, di aziende che fanno del mutualismo un mero nome, una mera bandiera. Senza eh, riscontro concreto. Allora perché la gente non può eh, sopravvivere, ma deve vivere. Io credo che piuttosto che occuparci di macro regione noi dovremmo guardare all'interesse vero degli umbri, e cioè di affrontare quelli che sono eh, argomenti principe, ma che indubbiamente vanno a toccare il cuore del potere per come è stato costruito in questa regione. Rometti? Ma io tutta questa vicenda delle riforme, chiamiamolo istituzionale in Italia, ho un giudizio, chiamiamolo articolato. Nel senso che noi abbiamo parlato per anni di federalismo in questo paese, poi di punto in bianco sbaracchiamo le province, adesso vogliamo sbaraccare le regioni. Facciamo per le province, vediamo che, che tipo di riforma è stata fatta. Le regioni parliamo di farle più grandi, però col titolo quinto gli togliamo la metà delle competenze. Facciamo meno, meno regioni però che abbiano un ruolo vero nel governo delle comunità locali, invece no, ne facciamo meno e se voi leggete la riforma del titolo quinto di fatto le regioni perdono la metà delle competenze, addirittura c'è una clausola che si chiama clausola di supremazia, dove anche nelle poche competenze che rimangono nelle regioni comunque lo Stato può intervenire. È un dibattito assente ma molto interessante questo. Abbiamo parlato per settimane del Senato eletto direttamente o no, cosa totalmente marginale. Una parte della riforma che si sta discutendo adesso riguarda le regioni, quindi è tutta una discussione secondo me che non, è, non viene presa come dire, in modo assolutamente lineare secondo me vedo più problemi che soluzioni. Poi se devo esprimermi su come vedrei bene, come vedrei l'Umbria, pur ammettendo che lo Stato va semplificato, le decisioni vanno prese più rapidamente, però se facciamo confusione alla fine ci complichiamo la vita piuttosto che semplificarla. Se devo poi esprimere il mio parere su come vedrei l'Umbria all'interno di una dimensione geografica più grande, io dico l'Umbria è meglio che sia baricentrica che marginale che sia centrale piuttosto che marginale, quindi è meglio che sia dentro un'area che comprende sia la Toscana che le Marze, che sia invece aggregata alle Marche o alla Toscana, perché se tu sei baricentrico e sei centrale in un territorio comunque, con le infrastrutture che ci sono e che dovranno essere completate, Perugia a quel punto può mantenere un ruolo, e proprio per il fatto di avere geograficamente un ruolo centrale in un territorio più ampio. Quindi io credo che Un'operazione che veda insieme Umbria, Marche, e Toscana, anche con l'Alto Lazio, secondo me è una scelta che vedrei bene, fermo restando la discussione sulle competenze e la discussione sulle regioni a statuto speciale, perché un altro paradosso è che parliamo di riassetto delle regioni e pensiamo ancora di mantenere a questi 10 milioni di italiani dei benefici che non hanno più giustificazione. Il doppio dei trasferimenti che un cittadino umbro li prende un cittadino siciliano, un cittadino del Trentino, un cittadino Sardegna e non ci sono più giustificazioni perché non siamo più a 50 anni fa, al dopoguerra. Non so che altro chiedere. In 20 secondi, liberati, come procede la restituzione delle eccedenze dei vostri stipendi? sembra che sia circa 21.000 euro fino a novembre. Diciamo che stiamo accumulando un tesoretto che sarà sicuramente utilizzato in favore degli umbri, decideranno eh, i meetup, decideranno gli attivisti cosa fare di questi denari, stiamo andando avanti con la nostra idea di politica che è fatta di sacrificio e di ritorno davvero a, ai cittadini. Bene, questa è la notizia. Grazie ai consiglieri eh, del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e ai Socialisti e Riformisti Silvano Rometti. Grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana.